Sono Matteo Bardella e frequento l'Istituto Alberghiero di Treviso Massimo Alberini. Il video che vi presenterò rientra nel progetto di alternanza scuola-lavoro denominato Rinascimento a tavola nella Treviso delle mura cinquecentesche, avviato in occasione della celebrazione dei 500 anni delle mura di Treviso nel 2017. Lo scopo è quello di riproporre una ricetta, nello specifico l'anatra al miele con mele, che sia in grado di evocare i saperi e i sapori dell'epoca. Nel libro La marca gastronomica di Fernando Itineraris si parla del maestro Martino e del suo uso per la cottura allo spedo, usato per tutti i volatili, dal pollastro alla selvaggina, e poi si racconta del selvativo che abbondava a delle anatre domestiche che navigavano nei fiumi, nei canali, nei fossi, in laghetti, guidate dal loro maschio superbo, dalle penne variopinte nella testa e nel collo e dal riccio delle piume in coda, detto masero, parola che significa maschio con un fusto ben portante. La tipologia più usata in cucina era quella muta, perché più saporita. Nel capitolo Cucina in villa del Cinquecento, del libro Cucina trevigiana del Maffioli, il Burchiellati parla di preparazioni culinarie legate ai pranzi e a cene ricche e festose, che si tenevano nelle ville sulle rive del Sile. Una delle sue proposte che ci ha colpito per i pochi ma raffinati ingredienti usati e per come viene raccontata la preparazione è stata proprio l'anatra al miele con le mele.